Internazionale affolla ogni anno le spiagge della Costa Azzurra. Tuo marito legge e tu dove stai con la testa? Ti furria? Io sto qui con la testa e con tutto il resto. Onde vai, Scaminiano? Di là. A rinfrescarmi, se mi permetti. Sempre in giro per il corridoio. Non puoi aspettare che arrivamo. No. Abbottonati. Che occhi basi, mi raccomando. Nicola, tu qua. Come? Non ti ricordi, Adelina, la compagna di scuola di tua sorella Luisa. Ah, Adelina, come stai? Che cosa fai qui? Ma tu piuttosto. Io per affari. Ah, ma allora sei guarito. Sì, perché? Ah, anche tu hai saputo. Ma tuo zio era così preoccupato, ne parlava a tutti, poverino. Ma quale poverino? Quello è più ricco dei cinque mani. Anzi, a proposito... Adelina, il signore ti disturba? Ma no, è Nicola Ferrari, il fratello di una mia compagna di scuola. E il fratello di una tua compagna di scuola si trova sul nostro treno internazionale, eh? Già, che combinazione, è mio marito. Ah, ti sei sposata. Sì, sì. E è un'ora che parli e ancora non hai detto che sei la signora Cinque Mani? Cinque Mani? Comunque, piacere d'averla conosciuta. Il piacere è tutto mio. Mamma mia. Beh, ti sei incantato. Deve essere proprio vero che ci sono 7 donne per ogni uomo. Oddio, a me ne basterebbero 2. Beh, facciamo 3. Solo che fra tanta roba... non saprei proprio quale scegliere. Ma io non scelgo, prendo quello che trovo. Perché sei libero. Ma io da oggi sono incastrato come uno scemo con quel vecchio imbecille. Ah, e tu lo chiami imbecille? E vabbè, chi è? Miliardario. E non uno qualsiasi, Carsoli, prima della guerra avevo 1 miliardo, fatti i conti oggi. Io so contare fino a 120.000, lo stipendio del mio giornale. Vorrei essere io al tuo posto, scrivere di Carsoli significa familiarizzare con lui, diventare suo amico. E beh, che farà? Mi offrirà l'aperitivo, come quello che ieri ho offerto io. Ah, oggi tocca a te però. No, manco per niente. E va bene, pago io, come sempre. Fa impressione vedere qua una donna vestita, eh? Diventa eccitante.
Pensa che sotto è nuda e vedrai che te passa. Guardala, immobile sotto il sole, sembra quasi che aspetti un bacio, eh? E vagliela a dare, no? E se glielo dessi sul serio? Che mi potrebbe dire? Una parolaccia? Beh, è straniera, io non la capisco. Ma no, di che pianta, andiamo a mangiare, va. Scommessa? Scommessa, l'aperitivo di ieri. D'accordo. D'accordo. Guardi che la parolaccia gliela dico io in italiano. E me la dica lo stesso. Ai! Ma questo no! Perché? Non era previsto? No! Andiamo a prendere questo aperitivo, va? Ma che ti ridi? E come che ti ridi? T'ha fatto penso, t'ha fatto. Non sei neppure agganciata una donna. Con quella io non ci voleva niente. Oh, guardala come cammina. È una ragazza onesta quella là. C'è pure la grana. Benvenuto a bordo, signore. Il signor Santoni, vero? Sì, sono io. Il commendatore lo aspettava. Ha chiesto di lei già 3 volte. Non le sembra un po' troppo impaziente? Prego. Prego, s'accomodi. Vado ad annunciarla. Grazie. Vuole un altro schiaffo? No, non amo le ripetizioni. Così lei è il biografo ufficiale. E lei è la figlia di un personaggio tanto famoso. Io non sono... Comunque il signor Carsoli arriverà subito. Ma non è la figlia, meglio. Lei sa mantenere un segreto. Ma come? Siamo già i segreti. Beh, cerchi di dimenticare che ci siamo conosciuti. Caro amico, aspetta da molto? Sono appena arrivato, commendatore. E invece attende da alcuni minuti, ma quando si parla con una ragazza così, il tempo vola. La sua segretaria mi stava appunto dicendo che... La mia segretaria? Le ha detto di essere la mia segretaria? Sarei troppo stupido se di una ragazza così bella avessi fatto la mia segretaria, non le pare? Ma noi non ci siamo già conosciuti. Voi giornalisti avete tutti la stessa faccia, prego. Se è per questo anche voi miliardari. Si accomodi. Grazie. E veniamo a noi. Qualcuno ha stabilito che è opportuno che gente mi conosca come una specie di benefattore, un gigante dal cuore tenero. Cretinati lo tocalco, naturalmente. Non ci metterò molto tempo, vedrà. Basteranno pochi elementi e butterò giù il racconto. Le piacerà. A me? Io non ci tengo per niente. Comunque, lei mi osserverà, io le racconterò qualche balla e scriverò un romanzo tutto di fantasia. Sì? 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 No? No, scendo a terra io, subito. Si faccia vedere qui domani, mio segretario le dirà allora. Va bene, commendatore, arrivederci. Ma non abita a Villa Break? Noi non possiamo per ora. Sono arrivati i nipotini e lui ha diviso i 2 rami. Da una parte gli eredi, dall'altra noi 2. Bisogna evitare il contagio. Beh, allora, arrivederci. Capisco, non dovevo dire che l'avevo vista perché... Perché ho preferito così, le dispiace? Sono felice di avere un segreto con lei. Buongiorno. E ora ecco Rita Elmont, la diva americana, la tigre reale, è accolta da uno scrosciante applauso che naturalmente proviene soprattutto da mani maschili. Non crediamo infatti che le donne siano molto entusiaste di questa loro compagna così pericolosa e così indifferente alla morale comune. I suoi 4 divorzi, i suoi 4 matrimoni con uomini già sposati hanno indignato le donne d'America che la chiamano semplicemente ladra di mariti. Ma Rita non mi sembra prendere il film. Rita! Ah, starà migliore quello di domani.
E buonasera, regista maestri. Buonasera. Ci dica, signor maestri, quali sono i suoi progetti? Sto per realizzare un antico sogno, un film interpretato esclusivamente da uomini. Molto interessante. Chi saranno gli attori? Oh, tutti volti nuovi. Li cerco nelle periferie, per la strada, nelle spiagge. Me li voglio plasmare a modo mio, come uno scultore. Ci sarà anche una donna? Io non ne vedo la necessità, ma per soddisfare i gusti del pubblico ci sarà anche una donna. Anche la donna presa dalla strada? Oh, naturalmente. Io e i miei assistenti stiamo cercando appunto un nuovo volto. È mia moglie. Sa, guardavo, ma perché porta quella mascherina? E porta la mascherina perché non si vuole stancare la vista. Ma ha qualche disturbo alla cornea. Ma quale cornea? Chissà andrà a vista sta cosa della mascherina. Dice che gli mantiene gli occhi freschi. Siccome è stata scoperta da un regista cinematografico, andiamo appunto a Cannes perché lei deve fare un provino per fare un film. Ah, bene. E non male. Perché lei non acconsente? No, io non acconsentirei, ma tanto lei si presenta lo stesso. Ormai non c'è più niente da fare. Si è messa in testa la fanatrice. Sono 20 giorni che non mangia per dimagrire. Ha frequentato l'Accademia d'Arte Drammatica. Ma quale accademia? Noi siamo fruttaroni. C'è Merbanca ai mercati generali. Sta poracocca fino all'altro ieri sta a venire i carciofoli. Mo da un momento all'altro gli ha preso la malattia. Vuol fare attrice. Ma lei crede che abbia delle qualità, del temperamento? Beh, insomma, il temperamento ce l'avrebbe. C'ha pure un bel fisico. Ma io, che sono suo marito, che me la vedo proprio nell'intimità, come l'ha fatta madre natura. Lo so che tiene difetti, ma se io lo dico, se mette a strillarsi... Salve, hai finito di parlare cose intime agli sconosciuti? Se quelli mi hanno scelto per far provino e mi hanno pagato il viaggio di prima classe fino a Cannes, vuol dire che una ragione c'è, no? Già. Ma Gioia, io sono preoccupato. C'è Merbank, il magazzino, abbiamo lasciato soli i piani di verdura. E non ti preoccupare del magazzino, tanto c'è mio padre. Hai capito, c'è il padre. Io di tuo padre non mi fido, quello si addorme che la pippa accesa e manda a fuoco tutto. Albe, ma se quelli mi danno 5 milioni per ogni film che devo fare, ma che me frega a me se va a fuoco il magazzino? Ah, sette mi parla, manda a fuoco il magazzino. Ah, Giovanna, non ti illude, tu l'attrice la può fare. Ma perché non la posso fare? E molto lo dico, se viene ai difetti. Ma me lo dici quali sono i difetti? Signore, non conosce nessuna lingua, manchi l'italiano. Ha fatto la quarta elementare, sai parlare? Bestemmi pure. Ma che stai a dire? O di quello che te pare. Intanto a me mi hanno scoperta. Ma Giovanni, non potrai mai uscire. Ma non te senti quando parli? C'ha la voce rauca, c'ha la voce di tuo padre, c'hai. Beh, quello non vuol dire. Perché la doppiano. Fanno parlare un'altra al posto suo, una vera attrice. Ecco. Sì, beccate questa. Beccate questa, chi se ne frega. Che propositi ha per il prossimo inverno? Trovare un uomo molto caldo. Il suo sport preferito? Se glielo dico mi arresta. È vero che c'è un uomo nella sua vita in questo momento? No, ce ne sono sempre molti. È bene avere da scegliere. Signora, prego, non vada via, madame. Oh, peccato, non abbia 20 anni. Ci dica qualcos'altro. Temevo ti fossi stancato di attendermi. Se durava ancora un po' questo distacco, non t'avrei più riconosciuto. Sono così invecchiato. Oh, tu sei vecchissimo.
Ho letto su un giornale che il tuo nome ha la stessa età della Francia. Mi piacerebbe poter avere la stessa età della Francia, ma purtroppo tanta gloria non mi dà neppure la possibilità di vederti. Potevi vedere i miei film. Oh, sullo schermo sei falsa, i tuoi occhi, la tua bocca. Il contrario di come sei quando stai con me. Come sono quando sto con te? No, no, vuoi baciare Rita Elmon? Con questo vestito ci sono ancora attaccati gli sguardi della gente. Rita, devo dirti una cosa importante per noi. No, Nora, qualunque cosa sia, dimmela l'ultimo giorno prima di separarci. Ecco, ma è proprio... No, te ne prego. Adesso voglio starti vicino. Ho paura. Ho tanta paura di tutto. Se fossimo stati esquimesi, avremmo avuto una notte lunghissima. Pensa, 6 mesi di oscurità. E tante parole per dirti che ti amo. Lei vuole portare mia moglie tra queste nudiste? Che male c'è? Andiamo, nenne, va. Ma no, se non le piace questo posto qui ce ne sono degli altri, no? Io, la mia signora, a questi spettacoli non ce la porto. Però da solo ci andresti, eh? Parola di siciliano, no. Ma non fate vedere che siete dei meridionali. Cercate di comportarvi da persone normali. Ma è possibile che voi provinciali tutte le volte che venite all'estero vi distinguete? E dopo che c'è? Ah, qui c'è un cabaret, si chiama Double Face, doppia faccia. E ci sono numeri, attrazioni. Forza, si faccia coraggio. Un momento, vado a controllare. Sì, se ci fosse qualcosa di piccante lo saprei. Comunque vada lei, io l'aspetto qui con Dede. E dagli, ma divisi, mi raccomando. Chi si muove? Ma tu hai sposato proprio un deficiente. Ma che dici? Lui veramente la conosce, la vita. Sì, sì, si vede che è un uomo di mondo. Si può entrare. Possiamo entrare? Andiamo. Però qualunque cosa succede a carico suo, eh? Sì, sì, va bene. E mano! Un tavolo per te, prego. Vedi che aria distinta, ma da noi anche più moderni. Perdono. Vuole blasfemare? Siedi, Dede. Ah, e tacci. Ti piace? Sì. Buonanotte, Dan. Portateci 3 scotch. Voulez-vous marquer? Oui, tout de suite. Merci. Col di dietro scoretto sono. E a che detta fedenzia? Abbassa l'occhio e non guardare, Adelina. Ma no, questo è Double Face. Ogni medaglia ha il suo rovescio e queste hanno un bel rovescio, no? Adelina, l'occhi. Che ventilliccia, ma non ha caldo. Capata, ce ne stanno de matte in Francia. Si spoglia. Mitica, canuta, allora artista era. E lei fa venire qua la mia signora, eh? Andiamo, Adelina. Ma, signor Cinque Mani. Tesonorato. Cinque Mani, garçon. Io a Chiccio l'aspetto cae quando venne fuori all'ambasso. Ma Leopoldo, ti prego, Adelina, signor Cinque Mani, che succede? Io lei l'ho capita, vuole corrompere Adelina. Adelina? Beh, vuole che glielo dica? A me sua moglie non mi piace. Non mi piace, va bene? Ah, non ci piace mia moglie, la disprezza, se pronunci. Ah, va bene, allora mi piace, per farlo contento dirò che mi piace. Mi piace. L'accompagno a casa e poi te vengo a dare una lezione. Leopoldo, vieni. Ma quale lezione? Deficiente! Mascalzone, delinquente, se torni a Sant'Agata del Militello, all'upara te ricevo, a schioppettoni, siamo ninni. Adelina, fallo cornuto!
deficiente, sto deficiente. Qu'est-ce que gli ha, chéri? Colette, sono rovinato. Hai perduto la roulette, chéri? Ma no, te l'ho detto di quei due del treno? Oui. Ecco, ci ho litigato, così questi andando al paese racconteranno a mio zio che sto benissimo. E di che ti preoccupi? Ma come di che mi preoccupo? I soldi. Mi ci sono qua io. Per fare che cosa? Resti qui da noi. No, tesoro, tu sei molto cara, ma mi puoi aiutare solo in un modo. Così. I rimorsi? Li ho sempre curati con i conti in banca. Non lo scriva, è una medicina troppo costosa per i suoi lettori. Per il concorso dei formaggini, pensavo... Lei pensava? È uno sforzo mortale per lui. Vada, vada. Le mie armi segrete a 20 lire a parola. Quando mi impadronì della Cotoni, fu con un telegramma al consigliere delegato. Si precipitò a vendermi le sue azioni e passò alle mie dipendenze. Ma se si fosse rifiutato? Ah, quando faccio qualche cosa è perché so che l'altro non può rifiutarsi. Come Doriana. Anche lei è arrivata qui per telegramma. Era molto vicina a un industriale, un mio amico. Le telegrafai di raggiungermi per una crociera e lei è venuta. Ecco come cominciano i grandi amori. A lui piace tanto raccontare questa storia. Se vuole può scriverla, se le interessa. Lei mi sta guardando, giudicando, ma non ha il coraggio di parlare. Guardi che a Doriana fa piacere ricordare le tappe della sua carriera. Raccontagliele tu, ne sai meglio di me. È difficile conoscere le donne. Forse io non le conosco, è vero, ma non so, non sarei capace di trattarle come un... Come un mascalzone? Voleva dire questo, lo dica. Mi scusi. Tutte ipocrisie, pensano le cose e poi zitti. Mi scusi, io vorrei dirle qualcosa da amico. Lei? E per quale ragione? Sarebbe così orgogliosa da rifiutare un aiuto sincero? Aiuto? E per farne che? Si sta comportando come un ragazzino. Torni da lui prima che la cacci via. Non si preoccupi. Io non sono alle sue dipendenze. Io sì. Ed è per questo che si può permettere di dire quello che vuole. Lei lo odia, vero? Lo odio? Ma che? È l'unico lusso che né io né lei possiamo permetterci. Regista Maestri. Dietro quelle vetrate. Sì, grazie. Ma già che vuoi te dica, a me st'ambiente mi fa schifo. Smetta, signora, il dottore non sta aspettando. Sì, sì, hai visto, abbiamo fatto pure tardi. Mi sento tutta una cosa qui. Ti è reggimi sta roba, pure la borsetta. Non te muovi da qui, hai capito? Sta buono, Ma sta buona tu, Giova. Non t'agita, non te fa venire qualche male, poi becchi pure la messa. Scusi, dottore, ecco la signora di Roma. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Piacere. Mi devo sposare subito? Non vedi quella memoria? Sta buona, Giova, chi te lo fa fare? Ma chi te lo fa fare? Ma Tiberio, che cosa stiamo cercando? Una ragazza sofferta, patita? Che cosa mi hai portato? Lei, signora, mi dispiace dirglielo, ma è il ritratto della salute, sa? Dottore, fammole corna. No. Facciamole pure. Voi intanto fatemela vedere in costume. Sì, il costume, sì. Vada. Albè? Albè? Albè! Albè! E sveglia, andiamo! Alciò, che c'è? Portami il fagotto e il costume, che il regista vuol vedere il costume. Ecco qua. Sbrigati. Sta buona, Alciò, sta buona, tacita. Ecco, questo va bene? No, no, no. Non ce l'ha un due pezzi. Ma perché? Quello non va bene. Ma questo è un pezzo solo, non si vede niente. Albè, te l'avevo detto di portare due pezzi. Ma che volete vedere? E lo sanno loro quello che devono vedere, no? Si hanno detto di portare i due pezzi perché dovevo mettere i due pezzi. E invece tu i due pezzi non me l'hai fatto portare. Albè, c'è una capoccia, sai? Se stamme sempre a stilla, Giova, stamme sempre a stilla. Silenzio. Ma Tiberio, cosa c'è? Ma dottore, non hanno i due pezzi. Dottore, non abbiamo i due pezzi. E usciamo i due pezzi.
Ma che ripeti sempre quello che dico io? Ma che ripeta, dottore? Ma cavoli, deve vedere nuda. Ma lei chi è, scusi? Io sono il marito, non me va a vederla in due pezzi. Io già mi vergogno a vederla così. Non importa che si spogli. Cammini, cammini, signora, sì. Cammini. Prego. Ma che t'hanno ossigenato? Ma che te frega? Giri. Giri. Ecco. Giri. Così. Ah, dottor, che devo fare? Ingrid, si mette là. Ecco lì vicino. Potrebbe andare, no? Potrebbe andare. Secondo me è troppo bassa e troppo grassa. Vada, Ingrid. Quando a te una cosa non piace, a me comincia a interessare. Signora, lei potrebbe trattenersi qua qualche giorno. Non posso decidere così subito, sa? Che dice, Albert? Ci fermiamo? Ah, Gio, a me mo domani. E che ne so io? Via, andiamo. Non faccia storie. E non è che fa storie. È che noi da Roma non se potevamo muovere. Lei lo sa. Noi per venire qua abbiamo dovuto chiudere il banco. A Gio, al magazzino c'è nessuno. Ma come non c'è nessuno? C'è papà, capirai? Ah, ridaglie con sto papà. Quello è vecchio di bambino, se addorme che la pippa accesa lo troviamo alla diavola. Dottore, se lei ci garantisce che c'è una speranza, allora noi... Signora, le concorrenti sono molte e io bisogna che ci pensi un po'. Può essere che stanotte io abbia un'illuminazione che dica è lei. Sì, sì. Hai visto mai che fossi proprio io quella là? Che te pare? Che dici, Albert? Che devo dire? Ha deciso sempre tu, fa come te pare, Giovanni. Va bene, allora dottore, ci vediamo domani così mi dà la risposta. Senz'altro. Arrivederci, senz'altro. Grazie. Senz'altro, arrivederci. Ma dica un po', è sempre così imbronciato lei. Mm? Perché? Maestro, siete male al ve. Cinque pan, fai un po' di più. Tiberio? Tiberio! Eccomi, dottore. Albert, che ne dici? E a me me lo domandi, ma non ti illude, Gioà, perché questi te rivoltano e poi ti mettono pure le mani addosso. No, che non lo vedo se mi mettono le mani addosso, sì, mi sto sì. Difendere da sola, sa? Senta, senta. Dice a me? No, a suo marito. A me? Sì. E senta, dice il dottore, se verso le 3 può andare in villa che le deve dire qualcosa. In villa? Sì, possibilmente da solo. Da solo? Ma perché non va? Senta, se la risposta è negativa, me lo dica subito, non perdiamo tempo. Guardi, io non so niente, comunque lei vada in villa, la risposta l'avrà là, ecco l'indirizzo. Sì. Senta, mi fa un piacere. Gli dice al dottore che se mai scartate, a me non me ne frega proprio. Allora speriamo bene, eh? Ciao, caro. Ciao, caro. Ci vediamo. Che t'ha detto? E ha detto che te devi illuda, Giovanni. Perché? Ma come perché? Dai, no, tutta gente istruita, tutta ossigenata. Avanti, ripetila ancora. Chi sono io? Una qualunque ragazza del Maryland che non sa di essere Rita Elwood. Ma chi è Rita Elwood? Non la conosco. Ci rivedremo fra un anno, o no? Dimentichi che prima di lasciarti devo dirti una cosa. Domani. No. Beh, dimmela adesso. Sono così felice che posso permettermi anche una cattiva notizia. Ah, ma non è una cattiva notizia. No? Ho deciso di lasciare mia moglie. Per me? Sì. Non hai paura di rovinare tutta la tua vita? La vita che ho vissuto finora la disprezzo. E quella che vivrai con me sarà molto amara. Amara con te? Ti chiameranno Mr. Elmond. Sarai considerato un appendice della famosa star. Una pulce nel manto della tigre reale. No, a noi non accadrà così. Mi odierai, Maurizio. Mi odierei se non lasciassi tutto per te. Ma se tu non vuoi... Certo che voglio. A noi non accadrà come agli altri. Basterà volerlo, non è vero? Sì. E i tuoi figli? Quando rientri a casa? Domani. In albergo mi raggiungerà Morandi, il mio avvocato. Spero di sbrigare tutto in poche ore. E finalmente potremo chiudere per sempre la fase ipocrita di questa vicenda senza doverci più nascondere. Tua moglie acconsente al divorzio? Può chiedere e ottenere tutto quello che vuole. E lo avrà.
L'espoir, l'espoir de Nice, l'espoir, l'espoir de Nice, l'espoir. Questa la mandiamo ai D'Amico. Ma non ci litigaste. Quando vedono che siamo stati in Francia, sulla Costa Azzurra, il fegato si mangiano. Firma, firma, grosso così. Cameriere o conto, l'addizione. Se 900, 900. Il portafoglio. Il portafoglio non c'è. La spilla c'è, ma i soldi fuggiti sono. Qua erano, ora ora. Ce li aiuto io per pagare. Ferma, le donne non pagano. Paga, sì. Ci avevo messo pure il conno, porta fortuna. Ma non avrei lasciato tutto in albergo. Peggio, Maci, il conto corre. Bisogna disdire, subito. A Sant'Agata de Militello non ci torneremo più. Tutta la vita bloccata in Francia. E forse denunziando il fatto. Io con la legge non ci voglio avere niente a che fare. Manco come testimonio. Volevo partire venerdì 17. Telegrafiamo a mamma. Mai. Questa cosa non si deve sapere. E che c'è di male? Nonno Calogero, la storia del putto, non ci crede. Chiddo finisce che me leva la donnara. O come babbione o come fesso. Hai fame? Ci sto pensando. No. Questo pane francese così lungo non deve essere buono. Leopoldo, Leopoldo, dalle cucce! Leopoldo Cinque Mani muore di fame piuttosto che avvicinarsi a quello. Che profumo! Aragosta, ieri. Che dici, avranno capito che è rimasto senza picciolo? Sì, qui c'è gente che lo fa per abitudine. Lascia le valigie in albergo e poi qualche amico si presenta a pagare. Allora ci devo dare 50.000 franchi. Va bene. Ma c'era proprio bisogno di dare una mancia così grossa. Ma è un gesto signorile, si deve fare. Settatevi un momento, ti roviniamo la giornata? No, perché tanto mi annoiavo e poi la mia ragazza oggi non ha neanche tempo. Si è fidanzato a ca? Io? Io prendo le fidanzate degli altri. Quest'anno ho appionato una signora dell'alta aristocrazia. Ed è? Ma come, tu conosci me? Ma è possibile che lei pensa sempre alla solita cosa? Eh beh sì, io penso sempre a questo. Monotono. Adelina, in quale valigia sta la mia pigiama? Ma che ti serve? Non sappiamo nemmeno dove andare a dormire. Ma come, tuo marito ci vuol far vedere le gambette, forza. Questa notte su questa panchina ci adagiamo. C'è il signore di Roma. Oh, buongiorno. Buongiorno. Oh, ah, c'è pure il mio rossigiano. Venga, venga. Gagliardo. Il dottore l'aspetta. Dottore, guardi. Buongiorno, ah, dottore. È lei. Buongiorno. Bravo, bravo. Dottore, che posto meraviglioso. Ti piace? Ammazzo. E questo è il paradiso. Ma lei abbia sempre qui, dottore? Beh, una quindicina di giorni all'anno. Che meraviglia, dottore. Il mare, la piscina, i schizzi, la roba. Posso prendere un motoscafo? Sì, cara, sì. Conosci? Buongiorno. Buongiorno, piacere. È la ragazza che hai conosciuto stamattina. Sai, una delle concorrenti. Dottore. Allora mi muoio, non va, eh? Senti, caro. Ho passato una giornata terribile. Ci ho pensato, ci ho ripensato. Insomma, tua moglie non va. Ma c'ha ragione, dottore. Ma che se scusa fa? Sono stato io il primo a dirlo. Ma te piace un accidente, ma che vuoi fare? Vuoi fare l'attrice? Ma non lo puoi fare, c'hai la voce rauca, c'hai. Ma come fai? Come fai ad essere così naturale, eh? Boh, come hai detto? E non lo so. Boh. Ma avete sentito? Avete sentito che meraviglia? Venite qua, non stiamo mica giocando, no? Sì, sì, dottore. Ma l'avete sentito? Sì, abbiamo sentito. Sì, maestro. E allora, guardatelo bene. Che ne dite voi? Per me
È un Jean Gabin giovane. Ecco, bravo. Un Jean Gabin giovane. Un Jean Gabin? Sì. Senti, non hai mai pensato di fare l'attore? Io non conto. Hai deciso e non sarà un avvocato a farti cambiare parere. Spero che Agnese sia contenta che abbia scelto proprio te. Oh, tua moglie direi che se ne infischia, avrebbe fatto volentieri a meno degli avvocati del tribunale. Ma è possibile che non abbia niente da dire? Beh, capisce quello che sta per accadere. Naturalmente non può darti ragione, ma ti capisce. E se non è amore, almeno è affetto. È appunto questo che mi mette più a disagio. Ti eri preparata a una battaglia? No, ma pensavo di discutere, di giustificarmi. Un combattente nato. I tuoi antenati combattevano alle crociate, gli antenati d'Agnese invece costruirono le navi per le crociate. Non puoi pretendere che abbia le tue stesse reazioni. Lei è la ragione, tu l'istinto. Se lei avesse usato la ragione prima, forse non saremmo a questo punto. E inoltre se... Sì, il tempo dei sì è ormai passato. Se t'avesse capito, se t'avesse lasciato fare la tua vita. Ma anche tu, se avessi cercato di comprenderla. Facile fare delle ipotesi. Ascoltami, vorrei pregarti di star loro vicino. Sai bene che non hai bisogno di chiedermelo. Tu parti fra due giorni, vero? Sì, credo. Non so ancora per il momento gli impegni. Di Rita Elmond, duchessa di Montbré. Un bel nome, sonoro. Se hai bisogno di me, mi troverai qui. Ci sono 4 carte da firmare, te le porterò stasera se non hai impegni. Avvocato Morin. Sì? Può entrare un momento, la prego. Mi scusi, c'è sempre tanto disordine nella mia vita. Lei sa chi sono? Vado qualche volta a cinema e poi Maurizio mi ha parlato tanto di lei che la riconosco per forza. Naturalmente non approva. Beh, come potrei non approvare? Sono l'avvocato di Maurizio. È una giustificazione per non dire quello che pensa. Grazie. Lei cosa cerca in me? Un alleato? No. Cerco qualcuno che mi ascolti, che sappia ascoltarmi con molta comprensione. Non è certa delle sue decisioni? Non mi capita spesso, ma stavolta è stato Maurizio a decidere. Insomma, lei è vittima degli avvenimenti. Non ho detto questo. Ma mi dica sinceramente cosa pensa. Non approvo Maurizio. Malgrado potrei dire, se fossi in vena di complimenti, che lo capisco. E me mi capisce, avvocato? Lei non ha bisogno di essere approvata o disapprovata, lo sa benissimo. Non le sono simpatica, vero? La simpatia non è contemplata né dal codice civile né dal regolamento del mio club. E sono gli unici testi a cui mi attengo. Buongiorno. È bella la moglie di Maurizio. È sua moglie. La conosce? È mia sorella. Un bel colpo di scena. A Broadway un finale dato così farebbe successo. La più bella battuta della commedia. Può darsi che si tratti di una commedia, ma non per tutti. Madame.
E delle donne cosa pensa? Bisogna essere molto stupidi per piacere alle donne. Oppure molto ricchi. Il commendatore, c'è Milano. Ah. Vuole qualcosa da bere? Forse è troppo caldo. Vuoi del ghiaccio? No, no, grazie. Non pensi che tu ti sia potuta compromettere così? Per così poco. E poi te lo dovevo restituire dal primo giorno. Ho aspettato tanto. Ecco, bene. Ingaggi sotto costo dei disoccupati, così a Roma si decideranno. Ma se li infischi dei sindacati? Metta in moto i soliti giornali. E se qualcuno protesta, lei sospenda la pubblicità. Senti, quanto li pagherebbe il tuo giornale dei documenti importanti? Sono documenti che provano che è stato lui a fornire le armi ai ribelli del Chapo. Sono la mia ricchezza, se li vendessi potrei liberarmi. So, se è roba che scotta, bisognerebbe vedere. Eccolo, forse lui deve partire, ne parliamo dopo. Ma non bevi troppo oggi? È la storia di quattro ragazzi che si innamorano di una donna. Che doveva essere mia moglie, dottore. Invece ha preso la svedese. Ecco, sono giovani ed ingenui e per amore di questa donna uccidono un amico. Ma pentiti di averlo ucciso, si arruolano nella legione straniera e giurano eterno odio alle donne. È bello, dottore, c'è anche un significato profondo. Ed è giusto perché la causa di tutti i guai sono sempre le donne. E io che parte devo fare, dottore? Ah, tu sei Paolo, quello che viene ucciso. Hai paura della macchina da presa? Dottore, io c'ho paura di niente, io mi butto. Bravo. Certo, Paolo è un boxer. Ha il naso rotto dai pugni. E io me lo faccio rompere, dottore. Tutto quello che vuole, dottore. Ti puoi fermare qualche giorno? Se me lo dice lei, dottore, io ammollo tutto e resto qui. Io sento che Paolo potresti essere tu. Grazie. Io ti devo pettinare, ti devo vestire, ti devo trasformare. Insomma, devi essere come ti penso io. Tu hai solo una lunga scena, ma molto bella, molto. Tu balli un tango con la prima attrice. E mi ammazzano subito, dottore. È una parte molto breve, ma è il personaggio più commovente del film. Io ne sono innamorato. Sai ballare tu? So ballare e so cantare, dottore. Potresti cantare sottovoce durante il tango. Magari, dottore. Su, su, sentiamo come canti. Sensi bu. Bravo. Sensi bu, sensi bu. Ah. Sensi bu. Scusi, dottore. Certo, pure no. Io c'ho un po' voce rauca. Oh, non è niente. No, non è niente. Casomai ti facciamo studiare. Che capirà, dottore. Stiamo sempre dal banco tutto il giorno a si là, brocco, i carciofoli. Ha capito, dottore? Ma se io a un certo momento, vero, io posso riuscire, dottore. Io gli assicuro che divento subito civile e non c'ho più la voce alla bestia che c'è adesso, dottore. Sensi bu. Bevi qualcosa? Sensi bu, sensi bu. Va bene così, dottore. Sensi bu, sensi bu. Bravo. Sensi bu, sensi bu, sensi bu. Va bene così, dottore. Bravo, bravo. Sensi bu, sensi bu. A Giovanni. Beh? Che ti ha detto il regista? Eh? Che sei bella. Sei proporzionata. Sei elegante. C'hai una bella silhouette. Ah, sì? Ma non sei interessante. Non sono interessante? Così ha detto il regista. Non sei interessante. E chi ha preso? Ha preso la svedese. Quella con la faccia da cavallo? E quella che c'ha di interessante? Ah, già, che te devo dire? Sono i scherzi del cinematografo. Se presenta una con la faccia da cavallo, la vanno a fotografare e via fuori la bamboletta. Questo è il cinema, più difetti c'hai e meglio risulti. Sarà, certo che sto regista c'ha dei gusti strani, eh? Lascia stare il dottore, Giovanni. Ah, Giovanni, lascia stare il dottore. Quello lo sa il mestiere suo.
Quello lo sa chi va e chi non va. Se ti dice che tu non sei interessante, mette l'anima in pace. Sta buona, non ti disperare. E chi si dispera? Io ci ho provato. Se mi andava bene beccavo 5 milioni. Mi è andata male, ciccia. E poi sai che ti dico? È meglio così. Tu dici meglio così perché ti è andata male, Gio. Che c'è dentro quella busta? C'è un berretto francese. Mo te lo faccio vedere. Oh, ma che sei contento che mi è andata male? A Gioà, se andava male a te, gli andrà bene a qualche altro. Se si può. A chi somiglio questo berretto? A tuo nonno. A mio nonno? Non te la ricordi la fotografia di un nonno emigrante? Lo stesso berretto che c'hai tu e lo stesso faccione gonfio. Può essere te sbagli su sto faccione. Ah già, ma che fai? Le valigie, che vuoi partire? Certo, che non vuoi partire. Che stiamo a fare qua? Ma perché se sta bene qua? Non se siamo mai mossi da Roma. Ma perché ti dispiace a fare una settimana di vacanze? Ma che stai a dire? Il magazzino, il banco? E chi se ne frega il magazzino? C'è tuo padre. Vabbè, ma come hai fatto una capoccia così che mio padre con la pippa manda a fuoco il magazzino? Appena sei arrivato ne volevi andare via. E adesso sei tu che vuoi restare. E te voglio far godere una settimana sulla Costa Azzurra, perché non ti piace? Non sei contento? Mogliettina, non sei contento? No, e se sei contento tu? Sono contento io. Sono le circostanze. Se si può. Se si può, se si può. Se si può, se si può. Se si può. Ci ha aiutato a uscire insieme. Mio dovere d'avvocato e di amico. Conosce meglio di me. Sono la moglie del suo secondo marito. Ho sempre desiderato conoscerla. Grazie di avermene liberato. Non ho mai potuto dirglielo di persona. Andiamo a bere uno scotch. Prego, non vuoi sedere qui con noi? Ah, questo sarà avvelenato. Loro avvelenano tutto. Andiamo al bar. I signori aspetteranno. Gli uomini devono sempre aspettare. Baby, ancora una divorziata inconsolabile. A Giorgio era diverso. Noioso, ma diverso. E a volte non era tanto noioso. Avreste potuto risposarvi dopo il nostro divorzio. Ancora? E poi lui sposò subito una ragazza di Boston. Non lo sa? Lei dimentica quello che si lascia alle spalle. Spero che neppure tua moglie ne voglia fare un dramma, anche se non verrà per dimenticare. Monsieur Dame, attenzione! Ecco la sorpresa della serata. Bambi, l'uomo più seducente di una donna. Bambi, sexy,
Parlare dello stesso marito. Ecco, questo è un argomento interminabile. Interminabile, ma privo di interesse per me. E per Rita anche, ne sono sicuro. Sbagliamo tutte e due. E i vostri bambini? Ormai mi avranno dimenticata. Ah, no. I miei figli le devono molto. Voici mes chers amis, ce que l'on trouve ici. Paris. Parliamo noi due, eh? Ma via, cosa fa? Ma come? Si vergogna. Una grande attrice non si vergogna mai. Vieni, Rita, andiamo. Balla, madame. E lei beve? Coraggio, andiamo al bar. Non si può essere felici a lungo. Non sei d'accordo, Maurizio? Io sono sempre felice quando sono con te e non chiedo altro. Non possono dormire, è tutto occupato, chérie. Insomma, la pensione è di tua madre, ma la camera è mia, perciò lasciami fare. E noi? Tesoro, questi qui devo tenermeli buoni perché devono tornare al paese dicendo di non avermi visto. Devo fare un movimento. D'accordo, ma mandali via presto. Grazie, chérie. Ma che stanno facendo, Kitty? Mi state quella. Adelina, è quasi tutto pronto, eh? A votre service, madame. Grazie. Bonne nuit, monsieur. Je n'y vois pas clair dans cette chose. Che disse? Niente, a salutare. Alludeva la mia signora. Ma si figuri se in Francia fanno caso a queste cose. Ognuno fa quello che vuole. Sporcaccioni sono, mi dovevano cascare le mani il giorno che ho preso il biglietto del treno per venire qui. Senta, io le sto facendo un favore. Lei è disposta a farne uno a me? Ma come? In un momento come questo mi viene a chiedere di farle un favore? Pronto sono, potete entrare. Stai venendo. Un momento, devo controllare. Nicola. Non ti interessare di Nicola. Abbottonati. Mettiti a letto. Copriti. Va bene così. Ancora di più. Può entrare. Addio, Adelina. Beh, prende una poltrona, no? Secondo lei dovrei dormire. E che sogno, fissa? Ha paura che mentre dorme io... Facciamo una partita a carte. Eh? Vabbè. Alzi. Dunque, allora, le stavo dicendo... Che fa? La finite, ah? E che? Non posso dormire. Thank you.
Bella festa e bella gente, vero? Non chieda mai l'opinione degli altri. Se le piace, è bella. Se no, fa schifo. A me personalmente piace questa festa perché ci saranno i fuochi d'artificio. L'unico divertimento del mio paese. A proposito, scriva questo nella mia biografia. Per il mio prossimo, gli stessi sentimenti che la gente aveva per me quando ero uno straccione di ragazzetto in cerca di pane. Sarà l'unica verità del nostro romanzo. Quando si è vissuti così, è difficile avere della simpatia per gli altri. Oh, ecco i fuochi. Ah, che meraviglia! Anche di là! Scriva anche questo. Io ho fornito armi ai ribelli del Sciabo che hanno perduto, ma ne ho fornite anche ai nazionalisti che hanno vinto. Quindi la partita si è chiusa in vantaggio per me. Questo lo sapevi, cara? No. La buona Doriana crede di tenermi in pugno per 4 lettere che mi ha rubato e che non valgono proprio niente, niente, è solo carta straccia. Quindi non si impressioni troppo quando Doriana le racconterà questa storia. E se gliel'avessi già raccontata? Domattina parto presto, vi lascio soli. Non posso venire con te. Perché vuoi perdere l'occasione di imbastire un flirt con lui? È un ordine o un suggerimento? Siete una bella coppia, ma lei è troppo gentiluomo per abusare della mia ospitalità e Doriana troppo intelligente per correre certi rischi. La ringrazio molto della fiducia. Non c'è di che. Allo, allo Peppo, Peppo le Mocco. Sì, là. La Polis? La leggenda? No, non me rendo. No, non me rendo. Peppo le Mocco non si arrende. Jamais, ta rende. Oh, ma che stai a fa? E che ne so, mi sento strano, sono tutto agitato, non posso dormire a Joa. Ma come l'alba col berretto in testa, ma che fai? Ma non lo so, sono state le seppie che ho mangiato ieri sera, che ne so. Vabbè, io ti conosco bene, non sono state le seppie. C'è qualche cosa che non mi vuoi dire. Ah, Joa, ma te sei accorta come mi guardava? Chi? Il regista. Invece guarda voi, stava sempre fissa a me. Perché te fissava? E che ne so. Dice c'ho una faccia interessante. Dice so Gianca ben giovane. Chi sei? Ah, Joa, ma allora ne hai capito? Andiamo, bella, andiamo, figlia, andiamo, cocca, eh? Oh, quello mi vuole lasciare, dice, mi vuole far diventare un grande attore. E tu ci stai? Perché tu ci stavi, se ti piace. E invece vuoi più a me, che ti dispiace? Ma che te sei ammattito? Ma come, fino a ieri hai scaricato cassa al mercato e adesso ho diventato un grande attore. E allora l'altri come hanno lanciati? Come sono diventati grandi attori l'altri, oh? Ma di che parli? Ma chi sono l'altri? Chi? Chi? E qualche poi faceva la guardia forestale. Che recupera è un disoccupato. Chi il Duclas faceva il saltimbanco e Gianca Ben faceva il muratore. Ma che te vuoi mettere vicino a Gianca Ben? E cioè perché tu ti credi che fossi nato per tagliare un banco di verdura? Solo perché non ho mai manifestato i sentimenti miei a nessuno. Ogni volta che andavo al cinema e vedevo Marlon Brando col giaccone per la pistola, mi sentivo un malloppo qui e dentro di me pensavo: ma chi sei, Marlon Brando? Mi permettono, signori. Io sono uno sconosciuto. Ma me volete provare? Me volete provare una volta sola? E fatene il provino. Vedete un po' se sta faccia mia va bene. Ma me volete provare se vado bene nel drammatico? E faccio vedere io quello che so fare. Io questo è diventato scemo tutto un botto. Madonna mia, ma che gli hanno fatto? Moglie Dina, non ti rode il fegato. È nata male a te, è nata bene a me. Ah, Giovanni, è arrivato il momento mio e guai a chi mi mette il bastone fra le ruote. No, mica ti permetto di parlare così, sa. Leva adesso berretto e mo te porto alla stazione, andiamo. Vieni qua, Giovanni, vieni qua, mo te porto, ma a chi porti? Non c'è più il diritto di questa, sa. Fino a ieri comandavi tu e io sotto. Solo perché il banco e il magazzino sotto di tuo padre e io zitto, musca, non potevo parlare. Ma mo c'ho un'indipendenza, Giovanni.
C'ho una faccia da sfruttare e c'ho una carriera davanti a me. State zitta perché ogni volta che dici io te faccio una faccia, te schiaffi così. Albe, io ti auguro solo una cosa. Che capiscono subito chi sei e che te vada male. Oh, ma che mi fa il malocchio? Me lo porta Iella. Vabbè, non è questione di Iella. È che io ti conosco bene. Con quella capoccia che c'hai, te deve andare male per forza. Ah sì, allora sai che ti dico? Che sarà proprio sta capoccia che mi darà l'indipendenza. E mi aprirà la strada della gloria. E te beccate queste. Tiè! Che faceste? Svergognatissima, ti vestisti davanti a lui. Ma sta dormendo. E se finge? Nicola. Nicola. Hai visto che sveglio? Su, su, va, curcati ora, da bravo. E tu ne vai così impupata? Vado a fare una passeggiata. Te ne vai in giro per la Francia sola? State silenzio un momento. Su, su, va, curcati ora, ciao. Ha preso l'aria del continente. Mio nonno incatenata la teneva la moglie. Ecco, laggiù Cafferrà, le Chateau de Madrid, dove andremo a colazione. Sì, e laggiù invece c'è Monte Carlo e l'Italia, vero? Me lo potevi anche chiedere, no? Ah sì, allora mi dai un bacio. Guida ancora io. Tanto bello che quasi quasi mi è passato l'appetito. Le chef sarà ici dans un instant. Io invece non ho mai avuto tanta fame. Nemmeno io. No, che dico, sì invece. Mi ricordo che durante la guerra eravamo sfollati in un paese. Certo, durante la guerra ho avuto molta più fame di adesso. Durante la guerra e dopo. Anche dopo? Sì, anche dopo, quando tutti mangiavano. Se tu non hai mai provato la vera fame non puoi sapere che cosa significhi. Comunque adesso non hai di queste preoccupazioni, no? Ma perché credi che lo faccia? Per divertirmi. Ogni giorno mi alzo con l'immagine del palazzone a 10 piani dove abitano i miei. È una reggia in confronto alla casa in cui sono nata. E ogni sera deve aver ottenuto qualcosa di più per dimenticarmene. Già. Ma tu credi di potertene dimenticare così, vivendo al seguito di... Grazie di quel vivendo al seguito. Che delicatezza. Ma hai paura di dire le cose come stanno? Penso solo che... Non sarebbe difficile ricominciare una vita... Onesta? La parola che ci vuole. Magari con te. E dovrei abbandonare tutto. Io viaggio, ho lo yacht, pellicce, gioielli, ville... Paghi però, giorno per giorno. Non puoi fare a meno di ricordarmelo ogni volta. In fondo, da quando sei venuto fra noi, non fai altro che giudicare, condannare. Ma che diritto hai? Perché dici tra noi? Ti senti così legata con lui? E se fosse... Che c'entri tu? Non fai altro che creare complicazioni. Ma sei tu che ti credi alle complicazioni. Non sei felice adesso, né lo sarai mai. Uffa. Se ti contentassi di quello che ti si dà, potremmo passare delle giornate bellissime. E invece... Sì, giocando a rimpiattino dietro le sue spalle, no? E va bene. Allora ognuno al suo posto, come il primo giorno. D'accordo. Madame? Ecco, ora scatene un'altra. Ma cosa fate lì impalati? Non vedete che si radunano le folle?
Io non sopporto i curiosi. Via! Chiamate Alberto. Oh, scatta, via. Alberto, andiamo. Alberto, ma che fai pettinato così? Vado a fare le foto. Ma non ti sei visto quanto sei ridicolo? Mi ha fatto pettinare il dottore. Io faccio tutto quello che mi dice il dottore, va bene? Alberto. Vado bene così, dottore? Carino, carino, molto carino. Vieni qua, vieni, vieni, così, vieni. Come stai bene? E adesso vai lì, mettiti vicino, così vediamo come state insieme. Che devo fare, dottore? Come sorprendendola, baciala sul collo. Baciala, dalle un bacio. Scatta. Ecco, reazione di lei. Adesso abbracciala. Abbandonala. In dove? Abbandonala sulla balaustra. Ecco, sì, giù, più giù, carrello, gru, venite su, ecco, su. Faccia a faccia, guancia a guancia, così, adesso dite cheese. Cheese, cheese ancora, cheese ancora, ancora cheese, cheese. Ciao! No! Cheese. Hai finito? Cheese! Perché? Perché mi sono stufata. Ah già! E se ti sei stufata, vatti a fare una passeggiata. Io c'ho da fare, non me posso muovere finché non me lo dice il dottore. Allora dillo al dottore se puoi venire. Ah, ma allora lo fai apposta. Ma che vuoi litigare? Ah, Giovanni, ma che te rode che c'è sta lei invece sta c'è tu? A me mi rode? Ma non hai visto che gente che ti ha messo vicino? Se il dottore mi ha scelto vuol dire che ho delle qualità che lei non ha. Ah, sì? Vogliamo fare una prova? Io sto qua. Se volemo prendere misure... Ma madame, noi non siamo qui per trovare una baia, ma un'attrice. Perché tu sei un'attrice, a stampè, la faccia da cavallo. Ma dico, siamo ai mercati generali qua, eh? Lo senti il dottore, ma lo senti il dottore, fatte conoscere a tutti, a broccolara. Ma cerca annattene, a te tutte ste bertucce che ti stanno intorno. Scusi tanto, dottore. Ha visto che è successo? Non è successo niente. E come niente, è successo niente? Niente? Ricominciamo tutto da capo. E come faccio, dottore? Ormai mi ha smontato. No. Quello lo fa apposta, dottore. Ma sì, no, io la ma conosco. No. Ma ha messo i bastoni fra le ruote sempre, tutta la vita. Quella si vanta dei suoi 4 divorzi come un aristocratico dei suoi 4 quarti di nobiltà. Al suo arrivo avremmo dovuto andarcene. Oh, direi piuttosto che l'avvocato Morano non avrebbe dovuto accompagnarla qui. È un uomo. E gli uomini sono stupidi. Ricorderebbe se non ci fosse il premio. Ma chi ricorda gli accademici in quanto tali? Potremmo dire che si ricorda l'Accademia perché ne hanno fatto parte alcuni personaggi immortali. Oh, ecco qua il nostro Mombré. Maurizio, ho letto che vi siete classificato ultimo in una gara automobilistica. Non sapevo che l'Accademia si interessasse alla stampa sportiva. Lei ricorda il nostro Maurizio di Mombré? Era con noi l'altra sera. Oh sì, gli ho fatto pure la corte e senza alcun successo, purtroppo. La signorina alla bellezza unisce la sincerità, come Ninon. Oh. Lei mi diceva che sta scrivendo un libro sulle più belle donne di Francia, è sì, vero? Sì, sì, è verissimo. E sono in dubbio se considerare bella quella Virago che fu Giovanna d'Arco o se considerare storica la figura della signora sulle cui labbra un presidente della Repubblica colse la morte. Per vederti ti devo rincorrere tra la gente e abitiamo lo stesso albergo. Non è colpa mia, sai quali sono i miei impegni? So anche quali erano le tue promesse. Non è per me che abbiamo deciso di non fare della pubblicità. Se vuoi sono prontissima ad annunciare tutta questa assemblea di cariatidi. Scusami, Maurizio. E la Ferroniere? Oh, aveva un neo sgradevolissimo, a forma di topo, che nascondeva nei momenti... Scusatemi, signori, devo lasciarvi perché mi aspettano i fotografi. Ancora? Già ho un impegno per farmi fotografare in bikini con Mister Universo, anche lui in bikini. Vai. E allora, Maurizio? Non ti si vede mai? Sì, è una stupenda donna. Troppo spregiudicata per essere vera. No, è troppo vera per poter essere felice. Ma... Eppure c'è qualche cosa che non mi persuade. Perché l'hanno lasciata andare via tutta sola? Oh, una donna così non ha bisogno di compagnia di giorno. Luigi, mi meraviglio di te. Sei diventata una linguaccia. No.
Senta, ma quando prendo una decisione? Bisogna che ti sottoponga ancora ad alcune prove. Ti devo conoscere meglio. E io mi sottopongo a qualunque prova, dottor. Mi faccio romper naso, mi faccio stroppiare, mi butto dal tetto. Qualunque cosa pur di riuscire. Guarda, dottor. Allora facciamo così. Stasera vieni in villa da me. Faccio venire anche la ragazza svedese, quella del film. E che facciamo? Vi faccio provare la scena del tango e se andate bene ti faccio firmare il contratto. La ringrazio tanto, dottor. Vedrà che andrà bene, sarà sì, contento certo. Di me, maestro. Ecco, Nadie, mi moglie. Aspetta solo che lei mi dice no per riportarmi ai mercati generali. Allora, se c'è tua moglie, io ho un po' fretta. Ti lascio, eh? Grazie. Stasera, siamo intesi. Ciao, caro. Grazie tanto, dottore. Vedrà che sarà contento di me. Ah, Gio, ma che mi vieni sempre appresso? E quanto tempo te devo ancora aspettare? Ma l'hai firmato sto contratto? E che, pumpa, firma il contratto. Mi devo sottoporre alla prova decisiva e poi lo firmo. Che sarebbe sta prova decisiva? Stasera il dottore mi invita da cena. Fa venire l'attrice e ci fa ballare il tango. Ve fa ballare il tango? No, questa gente che non mi piace, sa? Questi te prendono in giro? Ma che ricevienza ci abbiamo in giro, Giovanni? Mi devo sottoporre alla prova decisiva, un tango con l'attrice. Questo mi ha detto il dottore, e io ci credo. Albe, guardami in faccia quando te parlo. Albe, io c'ho un dubbio. Che dubbio? Che dubbio? Ma non ce devi avere dubbi, Giovanni, se stasera vado a ballare tango con l'attrice. Te devi abituare, perché senza mai io riesco. Domani tu al cinematografo. Mi vedi baciare Silvana Pampanini, Marini Moroe, se va bene. Se invece va male, oh, calla, ritornare ai mercati generali. Buonasera, c'è il dottore. Venga, venga, l'aspetta. È così nervoso questa sera. Quando il dottore aspetta visite, non ci si può parlare. Ma che sei romano? Perché si sente? Ammazzo. E che fai sulla Costa Azzurra? Beh, ero barman sulle navi, il dottore mi ha preso con lui e me se porta sempre appresso. Ma non mi sono scocciato. Sì. Ma che te metti, la brillantina a testa? No, che te frega te, oh? Fa come te pare, io stasera c'ho una malinconia. Aspetta e vado a chiamare il dottore. Sì. Ma chi? Buonasera. Buonasera, dottore. Che bellino stasera, tutto pettinato. Ah, adesso mi pettino sempre così. Bravo. E che cos'è questo? È il distintivo da Roma. Dottor, ma c'è l'attrice? Sai, caro, non bisognerebbe mai lavorare con le attrici. Ha telefonato che è a letto con 39 di febbre e stasera non viene. Già. Non viene? No. E allora la scena del tango non si fa? Cosa vuoi che ti dica? E mi dispiace, dottore. Sì. Averlo saputo avrei portato la mia signora, ti avrebbe fatto piacere a venire con me da lei. Già, averlo saputo prima. E mo come si fa? Beh, senti, caro, ormai sei qui. Se vuoi rimanere, ceniamo noi due. Dottore, decida lei, non vorrei disturbare, però. Prego, accomodati. Grazie. Grazie tanto, dottore. Ti piace? È molto bello. È fantastico. Oddio, dottor, che è saltata la valvola? Ma no, ceniamo a lume di candela. Non hai mai cenato a lume di candela? Veramente no. Si usa così sulla Costa sì? Azzurra. Ti piace? Moltissimo, dottor. Dottor, che bella vita questa. Non posso stare tranquillo, la mia signora è sola in una pensione. E chi la tocca? Chiusa dentro a chiave, di che cosa ha paura? Faticai per sposarla, ma la devo tenere da conto, no? Ah, perché? Adelina non si è innamorata di lei appena l'ha vista. Un anno ci impiegai, lei mi deve credere. Ogni sabato la serenata, la domenica messa, predica e comunione. E ogni giorno due ore di passeggio sotto il balcone, due ore. Le saranno venuti i piedi piatti. Quante paia di scarpe ha consumato? 12 paia. Ah. È in tempo di tonnara per ogni pesca. Un tonno da mezzo quintale alla famiglia. Però è un po' monotono come menù.
Eppure suo padre a forza di tonno si decise a darmi il consenso. Va bene, perché a suo padre sarà piaciuto il tonno, ma Adelina, dica la verità, perché lei visto così non è che faccia tanto un bel effetto, eh? L'uomo non si misura a palmi. Quando uno ha un temperamento appassionato e è fedele... Dica la verità, lei è un po' su di morale questa sera. Beh, deve essere questa arietta, sa? Ah, sì? Sarebbe disposto a tradire Adelina? Palora di siciliano? Sì. Venga con me, si lasci guidare allora. Ma cazzo, sta sempre questo sminfamento? Stia tranquillo che dove l'accompagno io c'è sempre qualcosa. Cameriere? Due posti. Winchier. Venga, qualche migliaio di franchi mi è rimasto. Me lo farebbe un piacerino? Che piacere? Di non dire a mio zio tornando al paese di avermi visto a casa. Perché? Ma come perché? Perché dovrei diventare suo complice? Ma perché non le costa niente, forza. Io dico e faccio quello che mi pare, senza subire imposizioni o ricatti. Io sono tutto d'un pezzo. Ho visto un bel pezzo lei. Che fu, che fu? Ora vedrà. Mesdames, messieurs, bonsoir. Attention, s'il vous plaît. Nous avons l'honneur de vous présenter le 10e concours pour les plus belles jambes de la Côte d'Azur. Meriterebbe che le tappassi gli occhi. Adesso c'è un concorso per le più belle gambe. Ballerini? No, ragazzi. Ragazze vere. E che sono false? Ci sono 100.000 franchi di premio. Attention. Voilà. Voilà ce téléphone. Un jury très réservé pour la tranquillité de toutes les concurrentes. Je vous disais donc que ce téléphone apprendra tout le monde l'heureuse gagnante de ce grand prix. Messieurs et mesdames, voilà les plus belles jambes de la Côte d'Azur. Il y a vraiment l'embarras du choix. Questa va a vincere. Cinque mani, andiamo via. Andiamo via, cinque mani. A testa mi fanno ferriare queste morbose. Brava, brava! Eccitantissima. Morbosa. A medaglia d'oro da mandare. Mademoiselle, venez ici. Mesdames, messieurs, attention, s'il vous plaît. Oui, allô. Oui, oui. J'ai compris. Merci. Merci. Messieurs, dames, les plus belles jambes de la Côte d'Azur appartiennent au numéro 13, qui gagne 100 000 francs. Bella, bellissima, tocco de burro. Ma come fece fare a sposarmi una siciliana? Brava! È una statua. 10 anni della mia vita ti darei. E voilà cette Vénus au corps parfait. Adelina! Adelina, abbottonati! Adelina! Adelina! Leopoldo! Mi hai disonorato! Ma uffici più vincere i 100.000 franchi, così torniamo a casa. Come ci torno a casa? Con le corna? Rasto mi fici! Pronto, Roma? E mi faccia parlare? Papà, mi senti? Sì, te sento, ma lontano. Lo so, all'1:30 ancora non è tornato. Dice che stasera c'è la prova decisiva. E che è sta prova? È andato in villa per ballare con l'attrice. E tu lo mandi solo a ballare con l'attrice? Ma non è solo papà, c'è pure il regista. State attenta, fietta mia, che quello è un marpione. Ma che marpione, papà? E poi non è solo il fatto dell'attrice. Ma allora di che te preoccupi? Papà, non te lo posso spiegare.
Sei troppo lontano. E poi non mi puoi capire. Allora ti saluto. Buonanotte, vado a dormire. Ecco, bravo. Papà! Prima di dormire, smorza la pipa. No! Buon voyage, madame. Merci. Devo parlare con mio marito. Sono le 2 di notte e ancora non è rientrato. Perché? Mi dispiace, ho l'ordine di non disturbare il dottore. È così nervoso stasera e poi se la prende con me. Ma che me frega a me, sono tanto nervosa io. Dove sta mio marito? Maggio. Vabbè, che fai? Sto a provare tanto. Ma che balli con uomo? Proviamo a scegliere tanto col dottore. Ah, dottore, ma lei che fa? Sta a ballare con mio marito? Dovevamo provare la scena con l'attrice. E perché non c'è l'attrice? Mi dispiace, signora, ma io non tollero interferenze nel mio lavoro. Ma scusi, lei che vuole da mio marito? Se posso sapere che vuoi. Maggio, ma perché sei venuto? Ma ti rendi conto che da questa prova dipende tutto il mio destino? È vero, Reggio? Albe, ma che sei diventato, scemo? Scusate, scusate. Dove va lei? Dove va? Calma, 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 signora. Se è venuta per litigare con suo marito, io non c'entro, vero? Ma io a lei l'ammazzo, io a quello l'ammazzo, giuro! Giova! A Giova! Ma che hai fatto? Ma che sta succedendo? Ma come, non lo capisci quello che sta succedendo? Io no, non lo capisco, Giova. Andiamo, va. Ma Giovanna, ma me lo dici perché non è venuta l'attrice? Un giorno te lo dirò, quando sarai più grande. Dove vai? E fammi almeno andare a salutare il dottore, no? Andiamo. Ma Giovanna, che figura abbiamo fatto col dottore? Cammina. Tutta la mattina che ti c'è. Ah, io sto ai tratti, come il primo giorno hai detto. Tu fai quello che vuoi e io passeggio. Devo parlarti. Io vengo via con te. Vieni via con me? E perché? Per quale ragione? Non lo so, per rabbia. E lasceresti tutto? Vuoi che venga via con te? Non ho né yacht né ville. Lavoro per vivere. Sì, lo so. Credi che riusciremo ad essere felici? Ho paura a dirti di sì. Da quando sto con voi, con te, le parole hanno un significato diverso, non so, più ambiguo. Vado in villa, tra 2 ore qui, va bene? Oh, mi lasci in pace.
una delle prime cose che ti ho insegnato è di non urlare. Dov'è la mia roba? Al suo posto. Non è vero, non c'è niente. Infatti, se trattando con gente come te non prendessi le mie precauzioni, sarei un imbecille. Vuoi tenermi per forza? Vuoi tenermi legata ai tuoi sporchi soldi? Lascialo dire a me che sono sporchi perché so come li ho guadagnati. Ma per te sono i miei signori i soldi. Per il resto sei liberissima, la porta è aperta. Non ti trattengo. Dopo avermi rubato tutto, pellicce, gioielli, vestiti, tutto. In amore i vestiti non servono, lo sai. Se vi amate, non avete bisogno del guardaroba. Sapessi quanto ti odio. Almeno un sentimento sincero, il primo che hai per me. Così mi manderesti via come una serva. Le serve sono persone rispettabili. E io rispetterei anche questo tuo amore se tu non volessi rimanere agganciata ai precedenti. Mancanza di coraggio. E questa è una cosa che disprezzo. I tipi come te non lo danno il ben servito? Il ben servito? Domanda agli operai, agli impiegati delle mie aziende. Non ho mai negato il dovuto a nessuno, ma a chi se ne va per suo conto, niente. È legale. E io me ne vado lo stesso. Non ho più bisogno di te. Ti lascio solo. Ti lascio solo come un cane. Sorrida, sorrida. Sorrida. È così. Riga sforzi, per favore. Così. Ecco, benissimo, grazie. Basta, eh? Un'altra, no? Grazie. Un momento, prego. Ma abbiamo fatto tutto quello che si può fare in una piscina, signori. Salve. Beh, non c'è più nessuno, ora puoi anche smetterla di fare la tigre. C'è sempre qualcosa di eccitante in una folla che mi circonda. Se lo trovi eccitante. Miss Elmo? Oh, un ritardatario? No, è che se fosse possibile vorrei fotografarla diversamente dagli altri. Aspetti, dentro uno scafando da palombaro, allora. Senza il palombaro, purtroppo. Lei è così giovane che non le si può rifiutare niente. Andiamo prima a bere qualcosa, però, hm? Venga. Ah, ecco una fotografia di Rita Elmon che sceglie i giocattoli per i figli della sua nuova vittima, un francese di cui si tace il nome. Basta ora. Continua pure con queste pagliacciate. Ma si può sapere chi è quel matto? Lo conosco appena, mi gira attorno da qualche giorno. Beh, allora la facciamo la foto con i giocattoli? No, non è più necessario ormai. Nicola, ecco 50.000 franchi che ci prestasti. Grazie. Non potevate mandarmeli, può darsi che vi servono. Non le pare cinque mani? Adesso io e lei che maneggia i soldi e comanda. Io a diventare un pupo cogiumo. Forza, non sarà mica crollato il mondo. Adelina è una brava ragazza, su. Iera. Lascia stare. Perché insisti? Anche se tu vuoi fare pace, ora non voglio io. Non vuoi? E che cosa vorresti fare? Resto qua. Mi hanno offerto di esibirmi ogni sera. Nuda. Nuda. Sì. E tu avresti il coraggio? Sì, signore. E a mia non ci pensi? Che ti pare, che io non ti voglio bene? Io sogno così scorbutico proprio per questo, perché... No, continui, intanto io sono quasi di famiglia. Io sogno così perché ad Adelina io voglio bene. È troppo bella per me e io non me la merito. Va bene così? La volevate sapere? E ora fate queste due risate. Leopoldo. Lasciami perdere. Non fare così. Torniamo in casa. Ehi, voi! Ehi! Cinque mani! Ma che vuole ancora? Venite qua. Accomodatevi.
Dunque, voi conoscete mio padre? Non solo lo conosco, ma so che 10 anni che si svena per tenerlo a Milano a studiare. È stato tanto preoccupato per la tua malattia, vero è che camminavi zoppo? Ma quale zoppo? Camminavo benissimo. Gliel'ho scritto per farmi mandare 500.000 con la scusa dei forlitti di Abano. Voleva partire subito per venire ad assisterti, ma era il momento dei toni. È naturale, era il momento più adatto per l'incidente. Non poteva muoversi, aveva i soldi. Quindi, ritornando al paese, voi silenzio, non avete visto niente e non sapete niente. E era questo il piacere di cui mi voleva pregare. Ma quale piacere e quale preghiera? Io vi ordino di non dire a nessuno che mi avete visto qui. Io non accetto ordini, né preda... Ah, ma allora lei corre il rischio di farmi tornare a Sant'Agata di Militello dopo 10 anni di assenza per dire a tutto il paese di avere visto Adelina ballare davanti a 200 persone nuda. Nuda! Scusami, Adelina, ma... Ma allora lei mi sta regattando? Sì, signore. E allora lo sa cosa che ci dico? Sta bene. È un errore aspettare una donna per la strada, c'è da farci notte. Veramente non so di quale donna lei stia parlando. Ah, di quella che non viene. Mi lasci parlare. Lei è stato qualche volta al circo equestre, suppongo. I domatori ammaestrano la tigre con la frusta, ma non se la portano a casa come un gatto. Ogni animale ha il suo destino. Doriana è un animale da spettacolo. La lasci in gabbia. Con lei? Sì, con me, con il mio lusso, con tutto il resto, la pigrizia, l'orgoglio. E ogni tanto una frustata per ricordarle che sono il padrone. E lei si è voluto prendere la soddisfazione di venirmelo a dire? Eh? Eccolo, il suo orgoglioso cinismo. Non ripeta anche lei quello che di me dicono tutti. Si faccia un'opinione personale. Qua si tratta di un uomo anziano a cui piace una ragazza e di una ragazza che scapperebbe con lei ma che sa ragionare. Ragionare? Mm-hmm. Per curiosità, come ha fatto a convincere Doriana a rimanere? Le ho tolto pellicce e gioielli, è la prova del fuoco. Se l'avessi amata sul serio se ne sarebbe infischiata, io quella roba gliel'avrei lasciata lo stesso. Lei me l'avrebbe rimandata indietro, lo so, sarebbe stato un via vai. Comunque, purtroppo per lei, non m'ero sbagliato. Non posso perdere più tempo. Arrivederci. Addio. Leopoldo Cinquemani. Ci sono imbecilli che seminano i danari come patate. Fa 500 chilometri orari se vuole provarlo, commendatore. È inutile che si affatichi a decantarlo dal momento che l'ho già pagato. Volevo solo illustrarle le prestazioni di questo nostro gioiello. Prima di tutto non è più vostro e poi non lo userò mai. Allora non le piace? Ne avevo bisogno. Pare che non si è ricchi se non si ha un aereo personale, come non si è nobili senza uno stemma. Lo faccia mettere in un hangar a nostra disposizione. Un giorno o l'altro qualcosa ci faremo. Buongiorno. Dovresti prendere il brevetto e pilotarlo tu, senza di me però. Guarda! Vedo. È splendido! Quello sì che è uno yacht, è grande 2 volte il nostro. Te lo ricordi bene dall'estate scorsa? Mm-hmm. È lo yacht di Dimitri Flaherty. Appunto, è arrivato. Ed è arrivato anche il tuo momento. Adesso puoi cambiare, meglio. Tu credi? No, non ti lascio. Non ne ho più voglia. Ci si abitua anche alle persone che crediamo indifferenti. Anche a quelle che crediamo di odiare. Allora, resti? Quali sono le sue impressioni sulla Francia? Troppe donne e troppo belle. Qual è il suo più grande desiderio? Riuscire a essere tenente dei Marines. C'è almeno un uomo nella sua vita per il quale abbia fatto una pazzia? L'avvocato Morin. Ho rinunciato per causa sua al più bel contratto della mia vita.
Miss Elmond. Lei a decidere, credimi. Pierre, ti prego, compra quella bambola e quell'orso e portali a Nicole e a Patou. E di che sono il regalo di una buona amica. Di un'amica che non conoscono ma che ha fatto molto per loro. Io verrò a casa più tardi, fra qualche giorno. Dillo pure ad Agnese. Tornerò tra qualche giorno. E tante volte la fortuna capita proprio a chi non ci pensa. Io stavo per fare una delle più grandi carriere. Io stavo per diventare il più grande attore del momento. Se non che mi dovevo sottoporre, però, ad una piccola prova decisiva. E com'è andata la prova decisiva? Com'è andata? Avete quella? E chi è? È mia moglie. È Calla, è stata lei. Proprio quando mi stavo sottoponendo alla prova decisiva, è arrivata lei e Zaccare mi ha messo il bastone fra le ruote. Mi tolga una curiosità. Che cosa sarebbe questa prova decisiva? Beh, vede lei, il musicista non se ne intende di cinematografo, ma oggi un regista, specie quello neorealista, però, quando scopre un volto nuovo, ha bisogno di plasmarlo, però, di aprirgli... Alde, e lascia verde. Perché? Vabbè, lasciamo verde. Se si può...